Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme 4 ricette con la zucca. Facilissime da fare, veloci da fare e davvero molto gustose. Partiremo da una bevanda per la colazione fino ad una cena. E partiamo proprio dalla colazione. Faremo questa bevanda, che è la cosiddetta pumpkin spice latte, famosissima in America, perché è una bevanda calda con latte, caffè e zucca. Io non l'avevo mai provata, l'ho provata per la prima volta quando ho registrato il video e me ne sono davvero innamorata. È una cosa eccezionale. Si prepara semplicemente mettendo la zucca cruda all'interno di un frullatore insieme al latte di mandorle. Ci mettiamo all'interno anche le varie spezie che renderanno particolare questa bevanda, come i chiodi di garofano, lo zenzero, la cannella. Poi ci mettiamo anche lo zucchero e 2 tazzine di caffè. Mescoliamo tutto bene affinché la zucca si possa completamente sciogliere e andiamo a mettere la bevanda sul fuoco perché si deve poi scaldare. Quando la bevanda sarà bella calda, la possiamo mettere all'interno della nostra tazza e cospargerla di panna montata. Un po' di cannella in polvere e la nostra pumpkin spice latte è pronta. Come vi dicevo, io non l'avevo mai provata prima, l'ho provata per la prima volta quando ho fatto questo video e me ne sono innamorata. Ha un gusto pazzesco, è buonissima e per l'inverno è una bevanda davvero eccezionale. Passiamo adesso ad un primo, che è questa pasta cremosa con zucca e speck. Anche questa si prepara davvero in un attimo, basta mettere all'interno di una pentola dell'olio, un po' di cipolla tritata, la facciamo soffriggere e una volta che la cipolla sarà bella dorata ci mettiamo all'interno lo speck tagliato davvero sottile e a listarelle. Lo facciamo cuocere un pochettino, poi ci mettiamo giusto una tazzina di vino bianco. Lo facciamo sfumare un pochettino e infine ci mettiamo la zucca. Io utilizzo sia la zucca surgelata, quella della Orogel, già tagliata a pezzettini, che quella fresca, così ci sarà un po' più di gusto. A questo punto mettete un po' di sale, un po' di pepe, peperoncino, quello che volete. E mentre la zucca cuoce, vado a mettere la pasta nell'acqua. A un certo punto poi metterò anche 2 cucchiai di Philadelphia per creare proprio cremosità e un po' di acqua di cottura. Quando la pasta sarà cotta possiamo mettere la pasta all'interno di questa cremina di zucca e di speck e semplicemente il nostro piatto è pronto. Potete anche metterci un po' di parmigiano se vi piace, verrà ancora più cremosa. Passiamo allo snack, faremo insieme questa ciambella sofficissima alla zucca e alle mandorle. Rimane morbida per giorni. Ecco gli ingredienti che vi serviranno. Della zucca sempre cruda, che andremo a tritare insieme alle mandorle pelate. Potete anche utilizzare le mandorle con la buccia, non c'è nessun problema. Quindi andiamo a frullare, dopodiché ci mettiamo l'olio. Olio di girasole è molto meglio perché ha un gusto un po' più delicato rispetto agli altri oli, tipo olio d'oliva, è troppo forte. Mescoliamo ancora, si creerà questa cremina. A questo punto possiamo unirci lo zucchero e le uova. Le 2 farine che ho scelto, quindi in questo caso la farina 00 e la fecola di patate. Mescoliamo e infine ci possiamo aggiungere le spezie, quindi io metterò un po' di cannella e un po' di zenzero e ovviamente poi ci andiamo a mettere anche un pizzico di sale e una bustina di lievito. Mettiamo il composto all'interno di una tortiera, io sto utilizzando una tortiera dal diametro di 24 cm in forno a 180 per 40-45 minuti e la nostra ciambella è pronta. La cospargiamo con un po' di zucchero a velo e qualche mandorla in scaglie.
passiamo adesso all'idea per la cena, che sono queste bruschette con zucca e ceci, una accoppiata perfetta. In un pentolino andiamo a mettere un po' di olio e uno spicchio di aglio insieme a due rametti di rosmarino, facciamo soffriggere, poi ci aggiungiamo la zucca tagliata a cubetti, anche qui utilizzo quella surgelata della Orogel che è molto molto buona e dolcissima, e infine vado ad aggiungerci anche i ceci cotti a vapore, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di peperoncino. Faccio cuocere fin quando la zucca sarà bella morbida e una volta cotta vado a fare le mie bruschette su questa pentola per le crepe ed è pronta in realtà anche questa cena velocissima ma gustosa con la zucca, è pronta. Allora ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho dato 4 idee su come utilizzare la zucca. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like e fatemelo sapere giù nei commenti, fatemi sapere quale tra queste ricette vi è piaciuta di più. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!